19, trofeo Vittorio Franciuzzi per pochi minuti in campo. L'odorosa basket Bergamo contro Roma e possessivo Trailers a Battipaglia. Gli arbitri dell'incontro, il primo arbitro della signora Irene Rosolini di Grosseto, il secondo arbitro il signor Andrea Paresi di Catania, gli ufficiali di campo Rosa Preziosa De Simone, Rica Serrano di Stabia, Stefano Cimano di Battipaglia, Emilio Desideri di Scappante, Matteo Rivelani di Pagani. Odorosa basket Bergamo con il numero 1 Bresciani, con il numero 6 Fossati, con il numero 7 Pumagalli, con il numero 8 Lussignori, con il numero 10 Bova, con il numero 11 Mazza, con il numero 13 Ponti, con il numero 16 Grispa, con il numero 17 Prosto, con il numero 35 Pussini, con il numero 30 Bernera, con il numero 36 Manetti, coach Stazzonelli. Silo Players Battipaglia con il numero 1, con il numero 0, Raffaele Toglia Fraiola, con il numero 4 il capitano Las Vegas Ilaria Lombardi, con il numero 8 il numero di Chiaia Federica Esposito, con il numero 11 la prima lanciata Francesca Evangelista, con il numero 11 Mercellina Federica Gesuè, con il numero 13 la Speranza Fabiana Parete, con il numero 15 esperti speciali Justin Cantoni, con il numero 17 di Influencer Giulia Verati, con il numero 18 la Cosplayer Federica Chiamato, con il numero 33 la Fortezza Agnese Gianangeli, con il numero 34 la Tuta Italiani Sara Cavallo, con il numero 44 la Basta Chiara Mastuzzi, il coach Giulia Verata Federica. Thank you.
di queste finali nazionali. In campo le padrone di casa della Omeps Silo Trailers Battipaglia contro l'Oro Rosa Basket Bergamo. Si è riempito, come è logico che sia, il Palazzauli. Abbiamo già la classifica del girone A. Campobasso e Roma entrambe a due punti vittoriose, 0 per Geas e Venezia, con Campobasso avanti per un più 26. In confronto a Venezia, coach in campo oggi, adesso le padrone di casa di Battipaglia. Si gioca a Battipaglia, le padrone di casa di Battipaglia, speriamo che non sentano tanto questa partita dal punto di vista emozionale, però facciamo una buonissima partita con una squadra. Partita buona, e di fare un commento eco su per tutte e due le squadre. Sicuramente sarà una partita molto interessante per tutte e due le squadre. La prima partita del girone, dovranno partire con il piede giusto. Gli arbitri dell'incontro, il primo arbitro la signora Irene Frosolini di Grosseto, il secondo arbitro il signor Andrea Parisi di Catania, agli ordini di coach Stazzanelli il quintetto di Bergamo con il numero 11 Mazza, con il numero 7 Fumagalli, è proprio Mazza a ricevere la palla, con il numero 8 Lussignoli, con il numero 6 Fossati, la tripla per aprire il gioco sbagliato da Mazza, ma è la stessa numero 11 a recuperare la palla servendo Fumagalli, e poi l'ultima del quintetto, la numero 14 Crippa. Mentre Battipaglia ha il quintetto in col numero 4 Lombardi, con il numero 8 Esposito, con il numero 12 Gesuele, con il numero 13 Fabiana Prete, con il numero 33 Agnese Gianangeli. Palla recuperata da Esposito, che avanza, si ferma, serve Gianangeli, coach di pace logicamente per Battipaglia, coach Stazzanelli per Bergamo. È proprio Gesuele che sbaglia da sotto, si lotta al rimbalzo, il pallone toccato da Gianangeli. Qui Gesuele stava provando a fare un gran numero, però è uscito corto il tiro tra le sue mani. Sicuramente sono partite un attimo contratte, però Oro Rosa è una squadra molto molto aggressiva. Battipaglia deve lavorare bene, c'è stata una bella azione di difesa adesso da parte di Gianangeli, che ahimè dopo un minuto è già un fallo, quindi deve controllarsi bene sotto questo aspetto. Secondo tentativo di servire Gianangeli sotto le plance, ancora una volta la 33, stavolta non riesce a controllare il pallone. Mazza porta avanti la palla per Bergamo, Crippa, servita Fossati, attacca poi Lussignoli, palla recuperata da Gianangeli che serve Prete, si gira Fabiana Prete, i primi due punti portano il nome della numero 13 Fabiana Prete. Si sblocca il punteggio qui al Palazzauli, cercata ancora Crippa, e c'è qui l'ingenuità di Gesuele, il canestro di Fossati più fallo subito, tiro libero per la numero 6. Si deve fare attenzione, si deve lavorare in anticipo su queste situazioni cercando di non fare falli, per dare la possibilità alle avversarie di realizzare anche i tiri liberi, che in questo caso sbaglia la numero 6. Fossati sbaglia il libero aggiuntivo, ancora Prete, immediatamente come riceve palla spara la tripla da 2
4-2 il parziale. Attacca ancora Bergamo, viene fermata Lussignoli, corre Battipaglia, Lombardi si ferma per ragionarci su, servita Gianangeli che attacca il canestro, il tiro esce corto, il rimbalzo è di Lussignoli, cost to cost, perde palla Lussignoli, la recupera Prete che serve Esposito, chiedeva a Gianangeli di girarsi per ricevere il pallone, ancora Prete per Lombardi, si abbassa ancora Esposito per ricevere, palla persa, anzi questa da bravissima Mazza a portargliela via. Bisogna fare attenzione anche a queste palle perse. Sì, vabbè, c'è stata una disattenzione da parte di Esposito che è molto brava nel gestire palla per far ragionare la squadra, però in questo caso seconda disattenzione da parte di Esposito, non superiamo la metà campo entro gli 8 secondi e c'è una palla persa. 6:54 da giocare, 4 pari. C'è fallo, secondo di Gesuele. Che deve lasciare già il campo. Vai Francesco. Rimessa in campo intanto per Bergamo, è entrata la numero 10 Poma che realizza il vantaggio Bergamo, 6-4 per Battipaglia, è entrata invece Chiara Mastursi, Prete, ancora Fabiana Prete, lotta, la palla per Esposito che subisce il fallo della numero 8 Lussignoli. Battipaglia ha già 3 falli di squadra. Ancora Esposito, attacca, arriva fino in fondo, il tiro è sbagliato, il rimbalzo è di Crippa che serve Lussignoli, attenzione a non far correre Bergamo, la tiro sbagliato, la palla finisce nelle mani di Fabiana Prete che attacca, arriva fino in fondo, alza la parabola e che gran canestro di Fabiana Prete, 6 punti tutti di Fabiana Prete. Battipaglia deve trovare buone soluzioni in attacco, c'è il secondo fallo di Gianangeli, non è una buona notizia per coach di pace, 2 falli Gianangeli, 2 falli Gesuele. Con Franova che non può essere utilizzata perché è infortunata, per il coach di pace si dovrà inventare qualcosa. Qualcosa sicuramente si dovrà inventare. Crippa, la palla arriva nelle mani della stessa numero 14 che realizza la tripla del più 3, time out di pace. Il coach di pace ci vuole parlare su, sulla cosa, dobbiamo... Battipaglia deve aumentare la pressione in difesa, deve uscire su tutti questi tagli, deve evitare di subire tiri aperti in questo modo. Intanto da replay vediamo la tripla realizzata da Crippa, è uscita bene dai vari blocchi per ritornare a prendere la palla e a tirare la tripla. 5:39 da giocare, 9-6 per Ororosa Bergamo. Si ritorna in campo. Thank you.
con Fabiana Prete che rimetterà la palla in gioco servendo Federica Esposito. Deve superare la metà campo, cercata e trovata Gianangeli, ancora per Esposito. Prete riceve da Masturzi, spara la tripla, sbagliata Gianangeli, recupera il rimbalzo, sbaglia Masturzi per Lombardi, altro tiro sbagliato, ancora Gianangeli al rimbalzo e realizza i suoi primi due punti. Bergamo veramente coach, e qui ha facilità Crippa nel realizzare il suo quinto punto. Questa è una bella sfida tra Crippa e Gianangeli. Sicuramente due belle atlete, anche fisicamente messe bene. Esposito sarà una bella sbaglia, partita da vedere. Recupera lei il rimbalzo, sbaglia ancora da sotto. Alla fine perde la palla perché Poma è più lesta di lei. Battipaglia che si è vista già per tre volte sputare il tiro fuori. Poma ancora realizza. È il bello del basket. Qui tre volte il ferro sputa fuori il tiro. Da quella parte il ferro appoggia e sistema la palla per Poma. Più 5 per Bergamo. Orarosa sta cercando di correre, cercare di trovare tiri molto puliti, sta correndo contropiede, contropiede, tantissimo contropiede. Adesso c'è il fallo della numero 13. È entrata Monti, quindi primo fallo per lei. Due cambi, escono proprio Monti e la numero 7 Fumagalli, entrano in campo con il numero 30 Guzzini e l'altra con il numero 17 Frosio. Ancora Prete che è ancora una volta sfortunata. Battipaglia si sta vedendo tutti i tiri sputare fuori dal ferro. Un poco, anche se sono i ferri della squadra padrone di casa, stanno facendo di tutto per stare contro la squadra padrone di casa. Scherziamo sulle cose, giustamente. Esce Esposito, entra Nardoni per Battipaglia. Prete continua a bucare la retina, sono 8 per lei, 8 su 10 portano la firma di Fabiana Prete. Battipaglia che si mette a zona, Poma si corre e si cerca il centro, la palla arriva a Crippa, extrapessa ancora per Mazza, gran bel giro palla di Bergamo. Vabbè, ma anche una buona difesa da parte di Battipaglia, ha cercato di scalare su tutte le palle come giravano in attacco, cercando di chiudere tutte le situazioni. Lombardi attacca, si ferma, cerca Gianangeli, qui gran palla di Lombardi per Gianangeli. Time out, coach Stazzanelli, dopo un inizio un po' a rilento per entrambe, adesso le squadre stanno prendendo man mano il via. Stazzanelli sta cercando subito di porre rimedio alla difesa di coach Di Pace, che si è spostata a difendere a zona, sta cercando di trovare subito una soluzione su questa difesa. Alla fine è una partita, sicuramente parte di Battipaglia molto contratta in questo momento, con tanti tiri sbagliati anche da posizioni molto favorevoli sbagliate. Comunque le ragazze sono molto tese, devono stare tranquilli in campo, ma Oro Rosa sta giocando un buon basket, facendo girare bene la palla, mettendo pressione, quindi è una bella partita da vedere sicuramente. 3:31 da giocare in questo primo quarto, Ororosa avanti di 1, 13-12, rimessa in campo per Lussignoli che serve Poma. Si ritorna da Lussignoli che attacca Nardoni, Gianangeli intercetta la palla, poi si lancia stesso lei in contropiede e sbaglia ancora da sotto incredibilmente.
si mette un po' le mani in faccia a Gian Anzeli, come dire, com'è possibile che possa sbagliare un canestro del genere? Ma ringraziando a Dio si sbaglia. Rimessa Prete, si cerca e si trova Lombardi, si abbassa Mastursi per ricevere il consegnato a Prete, che attacca. E intanto è entrata un'altra giocatrice di Bergamo, ancora Gian Anzeli che subisce il fallo della numero. C'è stato in questa azione un buon uso del piede perno da parte di Gian Anzeli, che ha subito un fallo per due tiri liberi. Entrata in campo Manenti per Bergamo con il numero 86. Gian Anzeli sbaglia. Entrambi i tiri, si lotta al rimbalzo, a proprio Manenti che la recupera. Poma sempre chiama 2-3, coach di pace, ma sembra non recepire Battipaglia. Si cerca ancora Crippa, che attacca linea di fondo, realizza, anzi non è Crippa ma è la numero 17 Frosio. C'è stato un buon attacco alla zona da parte di Oro Rosa, dando la palla su un taglio sulla linea di fondo, e ha trovato un buon canestro. Con Gian Anzeli che non poteva commettere il terzo fallo. Nardoni qui butta via una palla, cercava Lombardi, trova il pubblico di Battipaglia. Cambio ancora per Stazzanelli, esce Poma, entra con il numero 33 Merli. Con Bergamo che può provare ad andare a scappar via, proprio Merli, la nuova entrata sbaglia, Gian Anzeli recupera il rimbalzo e lei a portar palla. Viene chiamata Senardoni. Cercata e trovata Gian Anzeli, ancora si chiudono le maglie bianche, c'è infrazione di passi. Coach, tu mi puoi insegnare benissimo che quando nell'area del pitturato le maglie bianche si chiudono, bisogna scaricare. Sicuramente bisogna scaricare subito la palla. In questo momento Stazzanelli sta da esperta di basket, ha fatto ruotare già quasi tutta la rosa a disposizione, cercando di tenere molto alta la pressione sul pallone, difendendo con tutte e 12 le atlete che ha a disposizione. Prete scarica Bernardoni che spara la tripla sbagliata, c'è il fallo. Della numero 17 Frosio, esce, ritorna in campo Crippa, esce Lombardi, entra in campo Tonia Praiola per Battipaglia. Tonia Praiola si può vantare di essere campionessa d'Italia, visto che l'anno scorso ha vinto con Roma. Segna Gian Anzeli. Sbaglia il secondo, quinto punto per Gian Anzeli, meno due Battipaglia. Gian Anzeli deve sfruttare queste situazioni, sta 1-4 ai tiri liberi, quindi deve essere pronta e stare concentrata sui tiri liberi se Battipaglia vuole fare qualcosa in più anche in attacco. Il giropalla di Bergamo è funzionale ad attaccare la zona, però il tiro è sbagliato, il rimbalzo è di Mastursi. Che serve Fabiana Prete, si gira la 13, lo scarico per Gian Anzeli, il tiro è ancora corto, la palla recuperata da Crippa, serve Merli, ancora Lussignoli che subisce il fallo, attenzione, vediamo da parte di chi, della numero 15 Nardoni, era lì vicino Gian Anzeli, quindi... E
esce proprio Gianangeli, abbassa totalmente il quintetto, coach Di Pace. Si vuole correre, deve correre un po' anche per preservare Gianangeli, c'ha due falli dopo meno 10 minuti, quindi non ha tanta rotazione di lunghi in panchina. Coach Di Pace deve fare di necessità virtù in questo momento. Anche Lussignoli ne segna uno, più 3 Bergamo, esce con il numero 86 Manenti, entra di nuovo in campo con il numero 11 Mazza. Nardoni deve superare la metà campo e la difesa allungata di Bergamo, difficoltà, riesce a superarla con l'aiuto di Mastursi. Prete, serve Pragliola, attacca la numero 0 e qui gran giocata di Pragliola, però ancora il ferro dice di no. Mazza, ancora la numero 11 con la palla in mano, 7 secondi per chiudere l'azione dei 24, si cerca il Crippa, si trova Evangelista, Prete allo scadere. Da quasi casa sua praticamente. Questa parità, volta, 16 pari. Questa volta la fortuna ha aiutato Battipaglia, dai. Un canestro da metà campo sul filo di sirena. È una bella sensazione per loro. Per Battipaglia segnano solo Prete 11 punti e Gianangeli 5 punti. Il resto per il momento ancora con le polveri bagnate. Coach, voglio ricordare le partite delle finali nazionali che ci saranno a seguire questa finale nazionale Under 19. Si inizierà con l'Under 17 maschile dal 28 aprile al 4 maggio a Chiusi Chiangiano. La seconda è l'Under 15 femminile che si giocherà dal 13 al 16 maggio. A San Vincenzo, la terza è l'Under 17 femminile che si giocherà dal 27 maggio al 2 giugno a Roseto e l'Under 15 maschile ad Anagni dal 3 al 9 giugno. Ricordiamo che la diretta potete vederla sui canali Ital Basket e basket.like. Bergamo è entrata in campo la numero 1 Bresciani che con Clippa, Poma, Lussignoli e Fossati chiude il quintetto. Battipaglia in campo con Evangelista, Pragliola, Mastursi, Prete e Nardoni. Quindi coach Di Pace continua con questo quintetto basso dove la velocità deve farla da padrona ed è anche questo bello, coach, questa partita a scacchi tra i due coach. Sicuramente coach Di Pace sta mettendo in campo un attimo un quintetto basso per cercare di correre per aumentare tiri più liberi in contropiede, perché giocare senza un lungo gli viene difficile dare palla sotto canestro, quindi deve mettere il tutto sulla velocità cercando di, ma dall'altra parte Sazzonelli cerca di giocare in una situazione, ma c'è una palla persa di Nardoni, doppio palla persa di Nardoni e forse qui c'era un'infrazione, c'era un'infrazione di Crippa, di doppio palleggio da parte di Crippa. Lussignoli arriva fino in fondo a realizzare il nuovo vantaggio Bergamo 18-16,
Nardoni attacca, lo scarico per Evangelista, palla fuori per Pragliola. Pragliola si allontana, attacca Crippa, si gira, lo scarico ancora per Fabiana Prete, 7 secondi. Prete sbaglia stavolta, il rimbalzo è di Lussignoli. Ancora Lussignoli, serve Cri, c'è fallo di Evangelista su Fossati. Primo fallo di Evangelista, ritornano in campo Gesuele ed Esposito, fuori Prete e Mastursi. Si rimette in attacco, servita Crippa che si appoggia al tabellone e realizza il suo settimo punto, più 4 Bergamo, massimo vantaggio, e ancora una volta Esposito si fa quasi scippare la palla. Esposito sta soffrendo la pressione da parte di Oro Rosa, quindi bisogna porre rimedio a questa cosa, dai, aiutarla per portare la palla in avanti, però Bergamo sta difendendo benissimo e va premiata anche la difesa sicuramente di Bergamo. Gesuele, dopo aver sbagliato il tiro, recupera il pallone servendo Evangelista, altro tiro sbagliato, altro rimbalzo di Nardoni, possesso alternato che premia Bergamo. Sta per tornare in campo Gianangeli, esce Evangelista, Lussignoli, la palla arriva ancora sotto, poi nuovamente palla fuori per Crippa e la palla arriva a Fossati che sbaglia, però il giropalla di Bergamo sta mettendo in difficoltà Battipaglia. Pragliola, Esposito si abbassa per ricevere Gesuele che attacca e c'è il fallo di Poma su Gesuele, primo fallo di Poma. Rimessa in attacco per Battipaglia con Pragliola. Battipaglia che ha bisogno di canestri importanti. A Gianangeli attacca, subisce il fallo di Crippa. Ci saranno altri due tiri liberi per la 33 di Battipaglia. Altro 1-2 di Gianangeli, meno 3 Battipaglia, 7:50 da giocare. Crippa per Bresciani, si abbassa per ricevere Poma, ancora per Lussignoli, si cerca e si trova ancora Crippa, il tiro è corto, c'è attenzione, il secondo fallo di Crippa che deve lasciare il campo a Frosio. Vabbè, due falli Gianangeli, due falli Crippa, i due centri si stanno bilanciando con i falli, diciamo si stanno picchiando. Pragliola attacca, sfrutta il blocco di Gianangeli, aspetta l'uscita di Gesuele, riceve la 12, poi decide di attaccare, lo scarico per Esposito, penetra, 6 secondi, attenzione, si fa male il ginocchio Esposito, e come è successo per
Esposito dovrà abbandonare il terreno di gioco. Si prova ad alzare Federico Esposito. Certo, coach, che quando una giocatrice arriva a disputare questa manifestazione giovanile importantissima, poi la sfortuna è sempre dietro l'angolo. Esce infortunata, un problema al ginocchio. Sperando non sia nulla di grave. Speriamo non sia nulla di grave per Esposito, ma come è successo con l'atleta di Roma, siamo sempre preoccupati. Sono ragazzine che stanno in campo e quindi c'è sempre una preoccupazione da parte di tutti quanti. Ed è il secondo intervento, ai noi, dei del 118. Responsabili del 118. Gianangeli recupera la palla, il possesso alternato premia la 33 in maglia nera. Anche qui scivolando ha messo male la gamba, speriamo non sia nulla di grave per Federico Esposito. Lombardi, che è entrata al posto di Esposito, riceve da Pragliola, nuovamente per Gesuele che attacca il canestro. Il tiro di Gesuele, ancora un errore della 12, recupera lei la palla, Lombardi 4 secondi, spara la tripla! Il capitano spara la tripla e riporta Battipaglia in parità. Attacca adesso Bergamo. La palla arriva ancora sotto, la recupera però Frosio. Gesuele Lombardi la tocca, si lotta. La palla recuperata da Battipaglia. Escono con il numero 1 Bresciani e con il numero 6 Fossati, entrano in campo nuovamente Crippa e Fumagalli. Battipaglia stava buttando via una palla recuperata da Gianangeli che serve Pragliola. 8 secondi per chiudere l'azione, Pragliola attacca. Frosio alza la parabola per Lombardi, altra tripla, altra canestro del capitano, e a 6 minuti e 4 dal termine del primo tempo coach Stazzanelli chiama chiama time out con Battipaglia avanti di 3. Sicuramente Battipaglia ha aumentato in difesa la pressione in difesa, una zona sta mettendo in difficoltà Oro Rosa, è in attacco, sta facendo già una bella palla, ha trovato due canestri da tre punti con l'alla Lombardi, quindi si sta cercando di fare qualcosa. Sicuramente Stazzonelli vorrà vederci e parlarci su con le proprie ragazze su cosa fare in difesa. Sicuramente la curiosità che Battipaglia segnano in 3, 6 invece quelli di Bergamo, questo non significa dato statistico nulla di particolare, però fa specie come giocatrici come Gesuele, Esposito ormai dalla faccia che abbiamo visto fare al preparatore ambrosano non penso che possa rimettere più piede in campo. Pragliola che ancora stanno a 0 punti, quindi però sicuramente ce la stanno mettendo in difesa, stanno lavorando benissimo in difesa, cercando di mettere pressione su ogni pallone. È una zona ben stretta parte da messa in campo da parte di Federica Di Pace per cercare di arginare bene Crippa sotto canestro, evitare di fargli ballare pallone. E qui Battipaglia riesce in un miracolo, non si sa come. Pragliola chiede l'antisportivo, ma non vediamo nulla di antisportivo in questa azione, perché Battipaglia è riuscito a recuperare palla lì su una tripla sbagliata, poi un lancio lungo di Lombardi a cercare Pragliola che non si capisce come abbia fatto a mantenere questa palla in campo, per Gianangeli che subisce fallo.
Battipaglia deve correre e continuare a fare contropiedi, cercare di trovare tiri semici. Gianangeli sta continuando a sbagliare tiri liberi, sarà 2 su 7. Potrà essere 2 su 6, 2 su 7 in questo momento, sì, hai ragione coach. 2 su 8, sicuramente, quindi non è sbagliare 6 tiri liberi in una situazione di questo momento di equilibrio, è molto importante. Comunque Battipaglia con una zona molto attenta, sta difendendo su ogni pallone, cercando di arginare tutti i tagli e stare presente su ogni passaggio da parte di Oro Rosa. Cioè adesso c'è una bella azione di attacco di Gesuele che trova i primi due punti. Massimo vantaggio Battipaglia, più 5. La difesa di Battipaglia continua a mettere in difficoltà Bergamo. Nardoni per Praiola, il tiro realizzato. Li abbiamo chiamate coach, Gesuele e Praiola hanno risposto presente in questo momento. Battipaglia sta lavorando benissimo in difesa, chiudendo tutti i varchi con la zona 2-3, in attacco stanno correndo, facendo contropiede, trovano canestri ben piazzati, la difesa non riesce a recuperare bene tutte le situazioni. Però se non fa taglia fuori Battipaglia diventa difficile. Dopo il tiro sbagliato da Crippa c'è il tiro sbagliato anche di Poma, chiedo scusa, di Mazza, perché Poma è in panchina. Praiola, si abbassa Nardoni, Lussignoli attacca Praiola, la palla arriva a Gianangeli, adesso ci sono due lunghe a difendere il pitturato. Praiola a 3 secondi sbaglia, bellissimo il taglia fuori di Mazza su Nardoni, corre però riesce a rientrare Battipaglia, la tripla sbagliata, si lotta al rimbalzo, ne esce vincitrice Gianangeli, poi la palla viene presa da Praiola. Lombardi si abbassa a Gesuele, riceve, aspetta l'uscita di Nardoni che guarda Gianangeli, riceve la 33, sempre marcata da Crippa, si cerca ancora Gesuele, un secondo allo scadere, il tiro è sbagliato, Lombardi la recupera, Anzino, palla persa da Battipaglia, però adesso Battipaglia ha un'altra cattiveria, ma si vede proprio dalla faccia. Sì, l'inerzia è cambiata, Battipaglia sta difendendo benissimo, sono più concentrate le ragazze in campo, si sono tolto un attimo il peso della prima partita in casa e di una manifestazione che si gioca in casa propria, quindi il pubblico tutto che pesa su queste cose. Comunque adesso stanno giocando bene in difesa, difendendo benissimo 2-3, e Oro Rosa non trova canestri da un bel po' di minuti. La tripla di Poma, l'abbiamo chiamata, segna il 7° punto personale, anzi è da 2, chiamato da 2, 6° punto personale, 27-22. Praiola sfrutta il blocco di Gianangeli, infrazione di passi di Praiola, per un attimo Gianangeli si è messa paura, io ero fermo, se mi chiami questo blocco. Anche coach Stazzonelli ha cambiato difesa, si è schierato con una 3-2 cercando di arginare Battipaglia e cercando di... Ed ecco qua il terzo fallo di Gianangeli. Evitabilissimo, perché palla in post, basta difendere con le braccia alte senza cercare la palla. Evitiamo i tre falli, dai. Rimessa per Oro Rosa. 3 minuti da giocare in questo finale di tempo. Questo finale di primo tempo. Poma esce per ricevere Monti, ancora attaccata alla linea di fondo, la recupera ancora Ilaria Lombardi. Fumagalli prova a riprendere posizione, servita Gesuele, palla fuori per Masturzi. Praiola, 9 secondi, Lombardi la rispara, sbaglia, la palla recuperata da Poma, c'è entrata in campo anche Fabiana Prete, il tiro sbagliato di Verdi, però ancora Bergamo con la palla in mano,
9 secondi per chiudere l'azione, la recupera Praiola, si corre, può giocarla su Prete. Praiola decide di andare e fare tutto per conto suo, nuovamente più 7 Battipaglia. Merli sta per tornare in campo, Nardoni, ancora Merli, spara la tripa ma nessuno marca e nessuno fa taglia fuori su Manenti, che però sbaglia da sotto. Prete per Masturci. C'è stato un bellissimo gioco a due fra Prete e Masturci, molto bene in campo. Sicuramente su questa 2-3 un grande lavoro lo stanno facendo le persone che escono in angolo, stanno recuperando sui tagli tantissimi palloni, in particolar modo la Lombardi. Adesso qui, c'è minuto da parte di coach Di Pace, perché ha visto una cosa non bella da vedere, anche se il merito lo diamo tutto a Bergamo. Vabbè, per come c'è stato un bel taglio centrale, non è la centrale della difesa 2-3 non ha chiuso questo taglio e si è preso con essa, però Battipaglia sta difendendo benissimo andando a chiudere tutte le linee di passaggio e cercando di essere pronti dal lato debole per anticipare il passaggio e partire in contropiede, dove ci ha dato molti punti in contropiede. Abbiamo correndo Battipaglia sta facendo molto canestro in contropiede. Sicuramente Oro Rosa sta incontrando grosse difficoltà contro la zona, sbagliando anche dei tiri aperti da sotto canestro, sta sbagliando dei tiri, però quando si gioca con la pressione addosso è facile sbagliare qualche canestro. 1:20. Minuto e 20 da giocare in questo finale di primo tempo. Battipaglia ha due falli di squadra, a Bergamo è già in bonus. Già in bonus sicuramente. Quindi proverà Stazzonelli a recuperare, forse facendo qualche fallo in più. Si rimetterà da fondo campo e ritornata in campo Justin Nardoni per Battipaglia. Schieramento 3-2 in difesa per Oro Rosa, cercando di arginare dall'esterno i tiri da tre che hanno fatto male in queste situazioni. Ancora palla per il tiro di Prete, viene stoppata da Crippa, c'è infrazione di passi, ingenuità qui di Monti. Però io continuo a dire, quando i play di Battipaglia mantengono troppo la palla tra le mani, non si riuscirà mai a concludere una buona azione. Ancora una grande invenzione qui di Nardoni per Gesuele, che realizza il suo quarto punto, 33-24 per Battipaglia. Poma, serve Merli, cerca Monti, nuovamente per Poma, nell'angolo per Merli che attacca Crippa, 6 secondi per chiudere. Qui il tiro è sbagliato, però dobbiamo dire che Bergamo fa veramente un gran gioco. Sì, gira la palla, però sui tiri che si vanno a prendere ci sono sempre situazioni di tiri molto forzati, perché adesso Bergamo ha tirato al limite dei 24 secondi cercando di forzare un tiro, quindi Battipaglia sta lavorando benissimo in difesa sulla 3-2, come ripeto, stanno facendo buon lavoro in difesa. C'è il fallo di Merli su Nardoni che andrà in lunetta dopo un inizio così e così di Justin Nardoni, adesso sta prendendo in mano la squadra e sta facendo vedere anche cose gregge. Justin è comunque piccola rispetto all'età, alle pari età sue, stanno in campo, però è tecnicamente un atleta che si fa valere. Sbaglia il primo tiro libero Justin Nardoni, tanti tiri liberi sbagliati da Battipaglia in questo primo tempo, 0-2. Attacca Lussignoli, ultima azione di Bergamo,
La palla arriva con il tiro da tre. Finisce il primo tempo, 27-33 per Battipaglia, che vince il parziale 17-11. Anche questo sì, sicuramente il secondo quarto è stato ben disputato da Battipaglia, perché ha lavorato benissimo in difesa, andando anche di 10-11 punti di vantaggio c'è stato su Oro Rosa Bergamo. Sicuramente Battipaglia, per vincere questa partita, deve continuare su questo trend. Oro Rosa deve cambiare qualcosa, sicuramente in difesa deve lavorare meglio per cercare di fare qualcosa in più. Aspettiamo le statistiche. E ci arriveranno tra poco. Intanto vi dico 4 punti per Aiola, 6 Lombardi, 4 Gesuele, 11 Prete, 6 Gianangeli, 2 Mastursi, dall'altro lato 2 Fossati, 3 Lussignoli, 6 Poma, 2 Mazza, 2 Monti, 7 per Crippa, 2 per Frosio e 3 per Merli. Ecco le statistiche. Battipaglia che tira con un 2 su 8 dal campo complessivi dei tiri liberi, 1 su 3 invece per Bergamo. I suoi tiri da 2 si equivalgono, 10 su 26 Battipaglia, 10 su 25 Bergamo, 3 su 7 da, anche i tiri da 3 si equivalgono, 3 su 7 Battipaglia, 2 su 7 per Bergamo. Sono 27 rimbalzi totali di Battipaglia contro i 17 di Bergamo. Gli assist a Bergamo è avanti 9-7. Palle perse Battipaglia 11, Bergamo 7, palle recuperate Battipaglia 6, Bergamo 4. E noi ci risentiamo per il secondo tempo di questa partita.
quintetto in campo. Battipaglia ancora senza Gianangeli con tre falli a carico. Lombardi, Gesuele, Masturzi, Praiola e Prete. Sempre 2-3. Crippa tira, mano morbida sbagliando, il rimbalzo è di Gesuele che supera Lussignoli, Fossati, Mazza e l'ultima è intanto quasi un gran bel canestro di Praiola. Crippa recupera il pallone, corre, palla schiacciata a terra per Mazza che realizza. Sicuramente orrorosa per recuperare questa partita, visto che Battipaglia sulla difesa zona sta difendendo benissimo, deve fare contropiede per cercare di trovare qualche canestro più aperto, libero. Questo si deve lavorare tantissimo su questa cosa. Da quello che ricordo, la tripla realizzata da Praiola. Da quello che ricordo, coach, era 3 su 7 Battipaglia da 3, adesso è 4 su 8, 2 su 7 Bergamo dalla tripla. Lombardi, Prete, Lombardi ancora per Prete che attacca Crippa, alza la parabola, Crippa però giustamente gli alza le mani e gli chiude completamente la luce. La palla ancora nelle mani di Crippa, gran palla di Crippa per Fossati. Una grandissima lettura da parte di Crippa che ha premiato il taglio della sua compagna che gli ha dato un assist al bacio per due tiri liberi, per un tiro molto libero. 31-26, 8 minuti da giocare. Si abbassa per ricevere Gesuele che attacca la numero 30 Guzzini. Il tiro di Masturzi completamente sbagliato, poi c'è qui c'è 24 secondi scaduti. Sì. Non avevamo visto, ha toccato il ferro, quindi. Ma io non avevo visto completamente il gesto dell'arbitro, quindi adesso ho capito tramite l'aiuto anche della chiacchierata con coach Di Pace. Altra tripla realizzata da Lussignoli, 36-34, e coach Di Pace corre ai ripari inserendo Gianangeli per mettere un attimo anche pressione sotto canestro. Altro tiro sbagliato di Gesuele, adesso chiunque attacchi Crippa sta avendo difficoltà. Battipaglia deve avere pazienza in attacco come sta facendo Bergamo per cercare di trovare buoni tiri girando la palla sulla zona di Battipaglia. Il piede di Lombardi fa rimettere la palla in gioco a Bergamo. C'è una confusione enorme, facciamo fatica a sentirci. Pareggio. Sì, il palazzo si è iniziato a gremire anche perché le partite di oggi pomeriggio erano un poco presto, molte persone stavano al lavoro, adesso diciamo ci sono molte persone sugli spalti e si inizia a farsi sentire il pubblico. Il ferro come nel primo quarto sta sputando fuori tutto a Battipaglia. Praiola però la recupera, si corre, si deve fermare, si cerca e si trova Gianangeli. Gran palla di Praiola per Gianangeli per due punti semplici. Più due Battipaglia, 36-38. La palla arriva a Crippa, si chiude fuori per Mazza, ancora Fumagalli, logicamente Gianangeli non può commettere fallo, deve farla passare ma Fumagalli sbaglia. Praiola, qui c'è fallo su Praiola, non viene visto.
ancora Praiola, troppa palla ferma da parte di Battipaglia, 5 secondi, Gesuele attacca, arriva fino in fondo, non arriva nemmeno al canestro, altra palla persa da Battipaglia, si lotta, Gianangeli quasi la recupera, la palla rimane ancora in maglia bianca. Guzzini per Mazza, ancora Guzzini, spara la tripla sbagliata, Gianangeli recupera il pallone, servita Praiola. Prete, ancora per Gesuele, Gianangeli si trova una palla in faccia, 2 secondi, altra palla persa, Battipaglia non riesce più ad attaccare la difesa di Bredì Bergamo. Sicuramente la palla deve girare di più, troppi palleggi, l'azione parte sempre tardi. Bergamo sta chiudendo bene adesso le linee di passaggio, quindi Battipaglia sta incontrando grosse difficoltà in attacco, devono girare di più la palla, ma vale per tutte e due le squadre, perché allo stesso modo anche Bergamo, anche se adesso trova un ottimo canestro su un taglio, sotto, su un taglio della, da parte di Crippa, e trova 2 punti facili da sotto canestro. 38 pari, 4 e 39 da giocare, il parziale dice 11-5 Bergamo. Beh, sicuramente è aumentata l'intensità in difesa anche da parte di Bergamo. Battipaglia nei primi 2 quarti, quando Coach Di Pace ha cambiato difesa, ha messo in difficoltà Bergamo con quella difesa 2-3. Adesso stanno seguendo meno i tagli, quindi anticipano di meno le linee di passaggio, si devono chiudere sempre di più. Bergamo ha trovato Sazzonelli in macchina, un atleta che di partite ne ha vissute, quindi l'esperienza ce l'ha per cercare di gestire la situazione, ha trovato la soluzione con dei tagli dentro l'area per poter punire la difesa di Battipaglia. Coach Di Pace ci ha parlato su per cercare di sistemare un po' la situazione. Si ritorna in campo. In campo Nardoni per Battipaglia. Sarà Lombardi a rimettere la palla in gioco per questi 4 minuti e 39 secondi da giocare in questo terzo quarto. Ancora difesa allungata di Bergamo. Sì, c'è pressione a tutto campo di Bergamo, però stavolta superata molto bene da Battipaglia. Il problema è far partire subito l'azione. Si sono mangiati già 12 secondi e Battipaglia non ha fatto ancora niente per poter attaccare il canestro. Nardoni allo scadere, sbaglia, attacca nuovamente Bergamo con Lussignoni e sembra che coach Stazzonelli abbia capito come non far segnare più Battipaglia. Palla recuperata da Lombardi, servita a Prete che dopo gli 11 punti nel primo tempo, del primo quarto, non ha segnato più. Lombardi, Prete, sbaglia, si lotta, possesso alternato che premia ancora Battipaglia. Comunque stiamo vedendo, Giovanni, stiamo vedendo una bella partita a livello di intensità, le ragazze tutte e 10 in campo si stanno impegnando e anche i due coach si stanno impegnando facendo una partita a scacchi, ad ogni azione c'è una reazione, su una difesa di Di Pace Sazzonelli cerca di trovare la soluzione in attacco, allo stesso strenuo Sazzonelli su Di Pace, su un'azione di difesa di Sazzonelli cerca di trovare una soluzione in attacco, dai, anche le due allenatrici stanno mettendo il loro in campo. Qui Gianangeli ha sbagliato non arrivando nemmeno al ferro, palla recuperata ancora da Lussignoli, sono 8 per lei più 2 Bergamo, 40-38.
Battipaglia che attacca con Nardoni, il tiro è corto. Bergamo adesso ha un attacco importante, ancora Lussignoli, la palla viene recuperata da Gianangeli, forse qui graziata Gianangeli, coach. Beh, c'era una penetrazione da parte della giocatrice di Oro Rosa che aveva messo il piede sulla linea, quindi diciamo l'arbitro ha compensato un po' con la coce, poteva essere palla persa da parte di Bergamo e Gianangeli che avrebbe potuto commettere il suo quarto fallo. E qui ancora una volta la difficoltà di Battipaglia nell'attaccare palla, lo stiamo dicendo praticamente da quando è iniziata la partita, troppo palla nelle mani di una giocatrice. Esce Lombardi, entra Praiola, Battipaglia rimetterà la palla in attacco con un secondo sul cronometro dei 24. Vediamo cosa si inventa coach Di Pace. Servita Prete allo scadere, subisce, anzi no, la palla non arriva al ferro. E altra occasione persa da Battipaglia che non segna più. Fumagalli, grippa per Poma, tiro sbagliato, Gianangeli la recupera per Praiola. Attacca Praiola, la palla nelle mani di Nardoni, si cerca Gesuele, si gira la numero 12, si appoggia ma sbaglia, Gianangeli la recupera, sbaglia, ancora non c'è un fallo fischiato in questo quarto, eccolo qua il primo. Viene richiamata coach Di Pace. Servita Crippa, restituisce la palla al numero 10, si allontana, la tocca Gianangeli, no, la tocca Crippa. Qui. Praiola. Avanza la numero 0 in maglia nera, Gesuele, esce e riceve Nardoni, ancora Gesuele, ma Battipaglia non ha costruito nulla, altra palla persa da Battipaglia. Monti si cerca e si trova Crippa, attaccata da Nardoni, lo scarico per la tripla di Poma. No, no, punto per Poma, più 5 Bergamo, che adesso prova a scappare. Praiola attacca, non c'è fallo nemmeno qui. La tripla di Gesuele non arriva nemmeno al ferro, Battipaglia sembra adesso in sfiducia, ha realizzato solo 5 punti nel quarto. Esce Evangelista, giustamente coach Di Pace la mette fuori per evitare il suo quarto fallo. Battipaglia che sta pagando un po' l'emozione della prima volta, sicuramente la tensione la sta facendo da padrone per la ragazza di Battipaglia, infatti si sbagliano anche tiri semplici da sotto canestro, però bisogna continuare a lottare, però dobbiamo dare adito anche alle ragazze di Bergamo che stanno mettendo in campo anche loro
una buona pressione in difesa e stanno girando bene la palla in attacco, trovando le soluzioni sulla difesa di Battipaglia. Di una buona situazione di gioco da parte di tutte e due, i primi due quarti a favore di Battipaglia, il terzo quarto a favore di Oro Rosa con un parziale di 21-5. Un parziale di 21-5. Quindi quello che abbiamo sempre detto, coach, che il terzo quarto diventa decisivo, e qui Bergamo ha preso un buon bel vantaggio, anche se solo di 5 punti. Però la partita è lunga, coach Di Pace ha tutte le carte in regola per rimettere in piedi questa partita cercando di stare tranquilli, però sicuramente dall'altro lato Stazzonelli ha cercato di ribattere colpo sul colpo le scelte di coach Di Pace, quindi alla fine è una situazione che stanno mettendo in piedi tutte e due, questo è quello che sta dando risalto in questo momento alla partita. Un solo minuto per far sì che le squadre ritornino in campo per disputare questi ultimi 10 minuti di partita. Per il momento questa è la partita dove si è segnato di meno. Sicuramente senza nulla togliere alle altre ragazze che stanno in campo, ma per Battipaglia la perdita di Esposito e si fa sentire, Esposito è una ragazza che può mettere nel miglior modo possibile senza togliere nulla alle altre che hanno lo stesso valore, però Esposito dà una tranquillità in campo in questo momento dove c'è bisogno di ragionare e far girare di più la palla. Esposito sarebbe stata la persona giusta in campo, però ahimè ginocchio l'ha tormentata, le ha dato fastidio, ha avuto, speriamo non sia nulla di grave. Manenti, Monti, Lussignoli, Mazza e Fumagalli per Bergamo, si inizia gli ultimi 10 minuti. Mazza attacca, servita Manenti, si gira, sbaglia, palla nelle mani di Praiola. C'è stata di nuovo una buona difesa da parte di Battipaglia, una zona 3-2 dove hanno chiuso tutto cercando di recuperare quanto più possibile, chiudere le linee in penetrazione. Prete realizza e segna. Prete che dopo gli 11 punti nel primo quarto ha deciso di mettersi a risegnare in questo importantissimo quarto. Nel primo quarto Prete è stata la trascinatrice a livello realizzativo per Battipaglia, adesso speriamo riprende come nel primo quarto. Sono 14 per Fabiana Prete. Manenti, serve Fumagalli, il tiro, la palla recuperata da Masturzi, Prete. Serve Praiola. Sfrutta il blocco di Gianangeli, c'è il fallo della numero 7, Fumagalli. Cambio per Roma. Primo fallo di Fumagalli, esce proprio la numero 7, ritorna in campo la numero 10, Poma. Si va dall'altro lato a rimettere la palla in campo. Battipaglia ha ripreso questo quarto con il piglio giusto. Pessima rimessa di Battipaglia. Qui ci potrebbe essere l'antisportivo ed è giusto così. Servono gli estremi, tutti gli estremi per un fallo antisportivo. Non è stato assegnato il fallo. Il fallo era di Praiola. Sì. Secondo fallo. Realizza.
entrambi liberi Lussignoli, arriva a 10 punti, rimessa in attacco per le Lombarde, più 4 per Oro Rosa, 45-41, 8:55 da giocare. Monti, ancora Lussignoli, servita e trovata ancora Monti, lo scarico per la tripla di Monti, sbagliato, Raiola la recupera con il rimbalzo, serve Nardoni, viene chiamato il blocco che non viene eseguito, Nardoni attacca, subisce il fallo. Della numero 13 Monti, entra in campo con il numero 6 Fossati, Nardoni ai liberi. L'uno su due di Nardoni, ancora coach i liberi, la pecca di questa sicuramente squadra. Battipaglia ha sbagliato molti tiri liberi, che non è una cosa buona per su una difesa molto aggressiva da parte di Bergamo, i tiri liberi dovrebbero essere. E qui Masturzi a commettere fallo, un gran canestro di Lussignoli che con il libero aggiuntivo può portare più 6, è il massimo vantaggio Oro Rosa. Sì, massimo vantaggio da parte di Oro Rosa. Battipaglia deve stringersi dietro, deve iniziare a difendere come ha fatto nel secondo e terzo quarto. Scusate, le prime nel secondo quarto, che il terzo quarto è stato a favore di Bergamo, quindi più 6, palla nelle mani di Praiola che attacca, supera la metà campo, Lombardi e Gesuele stanno per tornare in campo e ancora una volta coach, ahimè devo dirlo, le giocatrici, i play di Battipaglia tengono troppo la palla ferma, 20 secondi senza costruire nulla. E questo a lungo andare pesa, questa è una situazione che non porta frutti, stare palleggiare senza creare qualcosa per gli allenatori, il palleggio viene insegnato che il palleggio deve essere qualcosa per costruire, per essere pericoloso, non solo per portare la palla avanti. Tripla sbagliata da Lombardi. Attacca Bergamo, Lussignoli, Mazza, servita Monti, gran palla di Monti per Fumagalli. Una bellissima azione in attacco da parte di Bergamo, facendo girare la palla, facendo toccare la palla a tutte e cinque le atlete in campo e trovando il passaggio giusto per due punti semplici. Ancora una volta palla persa da Battipaglia. Bergamo ha alzato di tantissimo la pressione difensiva, stanno sempre in anticipo su tutte le linee di passaggio, questo sta mettendo in difficoltà tantissimo Battipaglia, però dobbiamo dare adito che stanno messe bene in campo Bergamo, quindi non nulla a togliere a nessuno, al lavoro di coach Sazzonelli e al lavoro delle ragazze, però la partita è lunga e Federica Di Pace saprà trovare i giusti accorgimenti per dare qualcosa di buono alla squadra. Palla adesso c'è stata, Lombardi si è ritornato come prima di cercare di stare presenti sul tagli sul lato debole, sul passaggio dal lato debole, cercare di anticipare sempre questi tipi di passaggi e partire in contropiede. Cambi per Bergamo, escono Mazza e Monti, torna in campo nel momento importante Crippa e anche Poma, Praiola a
al canestro di Gesuele. Sesto punto per Gesuele, meno 6 Battipaglia che ci prova, attacca ancora Fumagalli, 2-3 volte sul perno, si gira la palla a Poma, Battipaglia ha bisogno di recuperare palla, ma ancora Monti, scivola Gianangeli, scivola Crippa, possesso alternato che stavolta favorisce Bergamo. Esce Gianangeli, no, esce Nardoni, entra Masturzi. Ancora per Lussignoni che attacca Lombardi, lo scarico per Merli. La palla arriva ancora per la tripla sbagliata, Gianangeli recupera il pallone, se lo fa scippare via, possesso alternato che premia Battipaglia, tanta disattenzione difensiva, coach. Ma diciamo bisogna fare attenzione su questi palloni, bisogna tenere il possesso della palla e fare un passaggio sicuro sulla pressione, bisogna fare molta attenzione anche a consegnare una palla al play per portarla avanti. Si riparte con 20 secondi sul cronometro dei 24 per Battipaglia, non riceve nessuno, non si muove nessuno, palla buttata via da Lombardi, ma Merli ce la fa un altro regalo a Battipaglia. Bergamo sta mettendo pressione, si è visto anche da questa azione difensiva. Battipaglia ha trovato difficoltà per rimettere palloni in campo, quindi stanno aumentando di tanto la loro pressione in difesa. Bergamo. Praiola penetra, arriva fino in fondo, realizza. Adesso c'è stata un'ottima lettura da parte di Praiola. Spazio sul campo, quindi c'è stata una partenza uno contro uno, ha trovato spazio, una buona lettura e ha trovato due punti. Ancora Lussignoni, attacca, penetra, Gianangeli alza le braccia, ma Crippa la recupera, poi Gianangeli, rimbalzo, serve Praiola, quando invece poteva giocarla su Lombardi. E qui Praiola sta diventando in questo momento la protagonista della partita. Sta facendo vedere che l'anno scorso è stata campione d'Italia in questo momento. C'è time out da parte di Stazzonelli che ci vuole parlare su. Con Battipaglia che è rientrato in partita. Mattoncino su mattoncino lavorando in difesa e trovando ottime letture in attacco, facendoci la palla e se ci sta penetrazione uno contro uno, la difesa che non ti... il tuo difensore che non ti sa attaccare e difende, batterlo subito con un palleggio e andare verso il canestro. Allora io sarò anche un po' ripetitivo, io rimango dell'opinione, coach, per quel poco che ne capisco, che il terzo quarto Battipaglia ha realizzato poco perché faceva già realmente poco palla, sì. Nardoni, Praiola e chi per esso è entrato in campo faceva girare la palla troppo lentamente, anzi la teneva troppo tempo tra le mani. Si arrivava sempre al limite dei 24 per tirare senza costruire qualcosa. Battipaglia ha riaumentato la pressione in difesa, ha cercato di iniziare a giocare di nuovo in contropiede per trovare canestri semplici. Bisogna continuare, però sicuramente dobbiamo dare adito a tutti che Oro Rosa è una squadra che sta messa bene in campo. Girano bene la palla, allenate bene, sono due squadre che in questo momento stanno mettendo in campo i propri valori, tutte e due, sia da parte delle giocatrici che da parte delle allenatrici, stanno cercando di dare il loro contributo tutto per una bella partita. Libero aggiuntivo per Tonia Praiola.
che lo sbaglia completamente. Continua Battipaglia a sbagliare i tiri liberi. Questo è uscito proprio male dalle mani di Tonia Praiola. Cercata Fumagalli, la palla fuori. Poma più due per chi attacca. Brutta il blocco di Fumagalli. Mazza ancora Fumagalli contro Praiola. Il tiro sbagliato. Rimbalzo di Gianangeli. Serve Praiola. Si ferma la numero 0. Attacca ancora. Si cerca e si trova Gianangeli per il mismatch. Ancora un errore da sotto di Gianangeli. Però caparbiamente la 33 si ributta sulla palla. Sicuramente non c'è nulla da eccepire a nessuno. Lottano su ogni pallone tutti, quindi una bella partita dal punto di vista agonistico da parte di tutte e due le squadre. C'è adesso la signora Frosolini a colloquio con Monica Sazzonelli. Sicuramente ogni allenatore cerca di portare qualcosa, ma come dal proprio, come è giusto che sia, però gli arbitri stanno gestendo bene la partita. In questo momento Bergamo è in bonus, Battipaglia ha due falli e in questo momento c'è stato un richiamo da parte degli arbitri per la panchina di Bergamo. Esce Fumagalli, entra Monti, esce Fossati, entra Monti, rimessa a Battipaglia, Praiola si muove per ricevere Gesuele che sfrutta il mismatch, si gira sul perno, realizza il pareggio. 4-15, 50 pari. E questo è per il momento, anzi sicuramente, è la partita più equilibrata. Fallo in attacco di Monti. Per Monti è il terzo fallo. Rimessa in gioco per Praiola che deve superare la metà campo. La supera in questo istante attaccata da Poma. Anzi, da Mazza, sfrutta il blocco di Gianangeli, si ferma, la palla nelle mani di Gesuele, ancora un reverso di Gesuele e ancora il canestro. Che gran giocatrice Gesuele, più due Battipaglia. Mazza, Goccia e per il punteggio. Sono state fino ad ora due bellissime partite, ma per il punteggio questa è la partita più bella che stiamo vedendo stasera. Sì, è una partita di intensità, una partita punto a punto, quindi fino alla fine c'è il thrilling del risultato, fino alla fine bisogna essere pronti. Fallo in difesa, due tiri liberi per Battipaglia. 3:15 da giocare, Monti commette il suo quarto fallo, time out. Monica Sazzonelli ci vuole parlare su. Battipaglia ritorna in campo, si riprenderà con Gianangeli che avrà due liberi a disposizione. E adesso i liberi, coach, è vero che diventano fondamentali, che in tutta la partita sono fondamentali, ma adesso pesano ancora di più, sicuramente.
Stavolta la mano di Agnese Gianangeli non trema. Più 4 a Battipaglia. Difesa allungata. Palla recuperata a 3-0-9 dal termine. Rimetterà la palla in campo Fabiana Prete. Si cerca e si trova Gesuele, che attacca ancora Monti, ancora un passo ad incrociare, stavolta non c'è fallo. La palla è recuperata dalla numero 30 Guzzini, attacca Bergamo. La palla nelle mani di Crippa, servita sotto. Monti, fallo è di Gesuele, Battipaglia che ha ancora due falli da spendere. Sicuramente è stata una buona scelta, un buon fallo speso da Gesuele per fermare un'azione che poteva diventare pericolosa. Esce Guzzini, entra in campo Poma, una gran tiratrice da tre, ci mette però a tirare Crippa, la palla finisce nelle mani di Gianangeli che serve Praiola, deve superare immediatamente la metà campo, stavolta non c'è pressione di Roma. La palla schiacciata a terra per Gianangeli da parte di Praiola, il tiro sbagliato, recupera palla Bergamo, Poma, serve Mazza per la tripla sbagliata, Gianangeli la cattura, Lombardi. Prete dentro per Gianangeli che attacca Monti, abbiamo il coach davanti come sempre, qui Gianangeli si intestardisce e perde palla, è questo che non deve fare Battipaglia, intestardirsi continuamente. Coach di pace chiama minuto per parlarci su a 1.59 dal termine, più 4 vuole mettere un attimo a posto le cose, cercare di farle ragionare le ragazze. Coach, 1.59 da giocare, più 4 Battipaglia, come potrà entrare mentalmente Gianangeli sapendo di aver fatto un errore come quello finito due minuti fa? A questi livelli già diciamo devono stare tranquille le ragazze, cioè ognuno sbaglia, ma sicuramente adesso entrerà in campo per cercare di recuperare il suo errore, quindi sarà ancora più pronta ad anticipare in difesa e a lavorare forte in difesa sicuramente, perché si rende conto dell'errore che ha portato alla sua squadra e farà di più per recuperare la palla. Mazza, serve Lusignoli. Ancora Poma, si abbassa Crippa, riceve, servita sotto Fumagalli e Fossati, bravissima Gesuele a sporcargli la palla. Nel quarto quarto Gesuele in difesa sta anticipando tutte le linee di passaggio, sta facendo un lavoro grandissimo in difesa ma anche in attacco, è stata quella che ha dato il là alla rimonta di Battipaglia. Poma sbaglia il tiro, il rimbalzo di Praiola, la palla recuperata da Mazza, l'errore ancora però Fossati, Crippa, altra occasione per Bergamo, la tripla sbagliata di Poma, Gianangeli dice la palla è mia, Praiola giusto in tempo per superare la metà campo, poi attacca, perde palla Praiola attaccata da Lusignoli, la recupera Prete, c'è un po' di confusione in campo, non c'è fallo. La palla a Lombardi, ultimi 63 secondi di gioco in questa meravigliosa partita. Ancora Praiola, 6 secondi, Gesuele attacca, alza la parabola, sbaglia Gianangeli, realizza!
il più 6. Ancora time out. Stazzonelli, 49 secondi e 7 decimi. Ma Stazzonelli vorrà organizzare un tiro veloce, visto che ci sono sei punti di vantaggio. Quindi per recuperare bisogna di un tiro veloce e cercare di recuperare subito palla. Però Di Pace troverà la situazione per cercare di gestire la cosa. I sei punti di vantaggio a 49 secondi dalla fine, bisogna gestirli. Vuoi sapere il parziale attualmente a 50 secondi circa? Dimmi. 18-7 Battipaglia. Questo fa capire che Battipaglia ha aumentato l'intensità in difesa e per Oro Rosa ci sono stati problemi per fare canestro. Ritorniamo in campo per questi ultimi 49 secondi. L'esordio casalingo della Omep Sassilo Trailers Battipaglia è un thrilling. Attacca Oro Rosa Bergamo. Questa è una squadra che darà filo da torcere anche alle altre. Sicuramente. Lussignoli attacca, alza la parabola, c'è giustamente il fallo fischiato a Gesuele, che ha messo le mani davanti. È il quarto fallo di Federica Gesuele, anche se lei, no, giustamente presa dall'euforia, non è che si accorgono tanto di queste situazioni. Vabbè, ma 50 secondi dalla fine. Ancora realizza Lussignoli. Uno su due, la palla recuperata da Praiola. C'è il fallo su Praiola. Da parte della numero 8 Lussignoli, ci saranno due tiri liberi, secondo fallo per Lussignoli. Adesso i tiri liberi diventano fondamentali. Uno su due, più 6 Battipaglia, 35 secondi da giocare, la tripla di Lussignoli corta, Gianangeli al rimbalzo, la palla finisce a terra, il possesso alternato premia Bergamo, giusto 25 secondi da giocare, attenzione deve fare Battipaglia perché Lussignoli, come è arrivata sulla linea dei tre punti, ha tirato immediatamente, quindi Battipaglia deve fare molta attenzione. Esce nuovamente Lussignoli, servita Merli, il tiro esce corto, il rimbalzo è di Gianangeli, servita nuovamente la 33 che perde palla andando verso il centro, regalo a Fossati di Gianangeli. Ancora palla persa, stavolta il possesso alternato premia Battipaglia, time out Battipaglia per rimettere in attacco la palla, coach, giusto? Sicuramente. Sicuramente coach Di Pace farà rimettere dall'altra metà campo per evitare di prendere un canestro su una palla persa, di prendere un canestro veloce, ma da gestire 4 punti a 7 secondi dalla fine, anche se il basket ci insegna che fino all'ultimo secondo c'è sempre una partita. Anche perché come Battipaglia ha tirato i tiri liberi oggi, non abbiamo le statistiche complete, le avremo a fine partita. Non è che c'è da rallegrarsi per quello che ha tirato i liberi Battipaglia. Alla fine hanno sopperito lavorando in difesa tantissimo agli errori fatti ai tiri liberi, che ci possono stare sicuramente.
più 4 battipaglia, 7 secondi e 8 decimi. Vediamo la scelta di coach Di Pacia. Giustamente. In alcune circostanze si predilige la fase difensiva per far scorrere il cronometro. In questo caso sicuramente farà un fallo. Sicuramente preferibile evitare di perdere palla nella propria metà campo, quindi riceve Lombardi, non fanno fallo e questa può costar cara a Bergamo. Praiola tira. Vince all'esordio contro un Ostica Bergamo, vince 57-53. Sicuramente questa è stata una partita, rispetto alle altre due, avvincente fino alla fine. Si sono incontrate due squadre, battipaglia ai liberi 9 su 20. 5 su 8 Bergamo. Beh, anche le percentuali da 3 punti, 4 su 17 per Bergamo e 4 su 10 per battipaglia. Battipaglia ha lavorato bene al rimbalzo, 51 rimbalzo contro i 36. Battipaglia qualche palla persa in più sulla pressione di Bergamo nel terzo quarto, però alla fine da 2 punti hanno la stessa percentuale, 18 su 47 Bergamo, 18 su 51 battipaglia. La differenza l'hanno fatta i punti ai 9 tiri liberi realizzati sui 20 tentati, che non è poco per battipaglia. Comunque è stata una bellissima partita, avvincente, combattuta da tutti e due gli allenatori, hanno cercato di dare il possibile per far divertire il pubblico che è presente qui a battipaglia. E siamo in attesa degli highlights, eccoli qua, si parte con il primo possesso in maglia biancorosa, poi Fabiana Prete che in un amen realizza 11 punti nel suo primo quarto. Poi ci pensa dall'altro lato Crippa a tenere a bada battipaglia, una Gianangeli che ha realizzato alla fine 12 punti, ma tanti rimbalzi difensivi. Poi le due triple consecutive di Ilaria Lombardi, forse in un momento topico e decisivo del primo tempo. Si riparte con Mastursi che realizza i suoi 2 punti. Una Ororoso Bergamo che ha messo in difficoltà battipaglia. Nel secondo tempo le triple di Praiola che hanno tenuto battipaglia sempre avanti. Poi all'improvviso è salita in cattedra la numero 6 Fumagalli, che è diventata la protagonista in quel momento dell'incontro. Poi nuovamente Prete che è ritornata a segnare con un canestro più fallo. Alla fine la partita è stata decisa dalle penetrazioni di Gesuele, dagli attacchi di Praiola con canestro e fallo. Alla fine battipaglia ha avuto la meglio su un Ostica Oro Rosa. E il finale lo stiamo dando adesso, quindi in attesa dell'ultima partita di giornata tra il Basket Sister Castelfranco contro la Limonta di Costa Masnaga. Battipaglia vince gara 1 con il punteggio di 57-53 e noi siamo pronti ad assistere all'ultima sfida di giornata. In modo che, intanto, diciamo che ci sono anche le interviste, in questo momento c'è l'intervista a coach Federica Di Pace.
la prossima partita che stiamo aspettando, addirittura stiamo aspettando le liste. Stiamo aspettando le liste per completare, quindi i due roster. C'è ancora un po' di tempo per partire. L'ultima partita è alle ore 20:30, mancano circa 10 minuti, ma non riusciremo mai ad entrare in diretta fra 10 minuti. 10 minuti di riscaldamento sono molto pochi. Allora, stavo parlando con le ragazze dell'organizzazione, logicamente. Adesso, prima di dare spazio all'ultima partita, noi diamo la linea in regia per la pubblicità, ci sentiamo. Ah, chiedo scusa, diamo la linea al Paolo De Vita per le interviste di rito. Noi ci sentiamo dopo. Siamo col capitano della Omenpes Battipaglia, Ilaria Lombardi. Una vittoria all'esordio dalle finali nazionali Under 19 contro l'Oro Sauda Bergamo. Una partita combattutissima che Battipaglia ha vinto nell'ultimo quarto. Sicuramente è stata una partita molto sentita, era la prima, l'emozione è tanta, siamo alle finali nazionali, quindi il cuore batte, però il pubblico ci ha aiutato, è stata una partita davvero di alti e bassi. Abbiamo finito il primo tempo più 6, abbiamo finito il terzo quarto meno 5, meno 6, ora non ricordo. Quindi davvero tanti alti e bassi, però per fortuna ci abbiamo messo il cuore. Okay, grazie mille, Laria. Coach Di Pace, la Omenpes Battipaglia batte l'Oro Sauda Bergamo. Siete riusciti finalmente a scendere da queste montagne illustre che rappresentano questa partita veramente combattuta dal primo all'ultimo minuto? Sì, è stata una partita, ovviamente la prima di questa finale nazionale, giochiamo in casa, quindi sicuramente suscita una certa emozione in tutti noi. Purtroppo la sfortuna continua a farla da padrona, perché perdendo una settimana fa la nostra lunga in corso d'opera abbiamo perso anche il nostro play, che dovrebbe poter recuperare ma non ce la farà per le finali. Insomma, però le ragazze si sono compattate, hanno dato una mano, si sono aiutate l'un l'altra, siamo andate sopra, poi siamo andate sotto, abbiamo recuperato, questa squadra non ha mollato e questa è una cosa molto importante e positiva. Grazie mille, coach Pace.